sì, che dai, da qua se si può fa. Vado col mio classico cielo. L'ho mai fatto in due. Ma io sono ospite, quindi sei tu quella sì. Che conduce. Ok. Ciao ragazzi, oggi nuovo video Avon. Lei è Martina, la mia collega dell'Avon. Ciao. Grande Martina, che si è protratta questa cosa contro la sua volontà praticamente. Allora, siamo qui con un sacco di casino di là. Vabbè, vogliamo fare un piccolo video tag che ci siamo inventate oggi. E spero che anche voi lo rifarete. Bravissima, grazie. Allora, si chiama Tag con Leve che è Avon, mi parlo un minimo. Allora, la prima domanda. Che zona Avon sei e di che regione sei? Allora, io sono di Roma, domandone, e la mia zona era 604. Io sono di Assemini, in provincia di Cagliari, e la mia regione è 120. Sì, la mia zona è 129. Abbiamo fatto la Fusion Roma-Sardegna. Dai. Allora, seconda domanda. Come avete conosciuto Avon? Allora, io mi pare questa già abbiamo risposto. Una mia amica, una sua amica che faceva Avon, mi ha detto prova a farlo, mi ci ha portato pure a me, io, boom, conosciuto Avon in 2 secondi e mezzo. Io tramite un'amica che faceva Avon. Proprio uguali. Esatto. Allora, terza domanda, come vi siete conosciute? Grazie a Avon. Grazie ai tuoi video. E lei ha una pagina di Facebook solo Avon, quindi ha trovato i miei video, abbiamo iniziato a chiacchierare, quindi siamo diventate tante amiche. Lei spesso viene a Roma, quindi ci incontriamo, mi sa che se seguite la pagina avete visto anche qualche fotina che ci siamo fatte insieme. 4. Che prodotti Avon preferite? Allora, gli ombretti, le matite, gli smalti e le creme. Gli smalti sono stati tipo 1 ora e mezza a fargli le manicure. Ma sicuramente non si vedrà. Facciamo una foto e la metteremo sul gruppo di Facebook. E, ho usato lo smalto e fotogel, un po' di brillantini, un po' di tutto. Io invece cosa mi piace tanto? Ah, i fondotinta mi piacciono tanto, gli smalti anch'io. E mi sono appassionata di profumi, vabbè, le acque profumate a go-go. E credo mascara pure mi piacciono tanto. Ah, io farei una selezione di pennelli un po' più, tipo l'ombretto da sfumatura, il pennello da sfumatura mi piacerebbe tanto. Però dai, non ci lamentiamo, ci piace. Quinta domanda, allora, i prodotti che vendiamo di più sempre Avon? Matite, shampoo, e creme. Io sicuramente, stavo ricordando pure un'amica mia, una cliente, l'Avon Care 3 in 1, proprio le vagonate. I prodotti per i piedi piacciono tanto, le creme viso soprattutto tra New e Solution, sì. Perché c'è chi ci vuole spendere di più, chi un po' di meno, ma vuole comunque la qualità. E, sì, make-up sempre, soprattutto sì, dice matita nera è un classicone, penso pure chi non si trucca c'è almeno 3. Sì. E, sì, questi sono i prodotti che vendo di più. 6, cioè l'abbiamo scritta e manco le so, fantastico. Allora, tipologia di cliente. Io prima ho detto una cosa, ma Ale mi ha corretta e ha detto la cliente esigente. Io credo che di attrarre di più la cliente curiosa e interessata al make-up. E comunque un range dai 25, diciamo, fino ai 50 anni. Più o meno quello, un po' di meno non ci va di spendere soldi perché sono giovani, vanno al liceo, poi forse non ho più l'età di star più di tanto stargli appresso, cioè quindi non mi danno retta. Più grandi ancora pensano che io non sia in grado di consigliarli, quindi diciamo che quello più o meno è il range. 7. Aneddoto Avon divertente. Quando mi dimentico di ordinare qualche prodotto e do la colpa all'azienda. Grande Martina! Un'ola per te.
Non sono io che mi dimentico, è l'Avon che non me lo spedisce. Giusto, quindi è colpa dell'Avon. Oddio, io non mi ricordo se vabbè, una volta sono andata a casa di una cliente sulla quarantina, è arrivata la madre sessantenne e comincia a strillare: basta, cosa siete voi, chi siete, andate via! Io stavo col catalogo terrorizzata. E poi vabbè, altri aneddoti carini sono durante le riunioni dell'Avon, che quando mi è capitato di dover sfilare in pigiama mi sono divertita tantissimo. La sfilata che hanno fatto fare a tutte. Sì, la sfilata capita a tutte. Se andate alle riunioni lo sapete che prima o poi c'è una sfilata, che sia con una borsa, con un gioiellino, con pigiama, c'è la sfilata per tutte. Organizzarla soprattutto. Quello pure mi ha molto divertito. Allora, consigli per le colleghe, l'ultima domanda che ci è venuta in mente, la numero 8. Spendere molto tempo nel lavoro, perché solo così si avranno i risultati. Sì, io posso anche aggiungere con il tempo unirci la pazienza. Sì. Perché a volte semini ma raccogli molto più là, anche in momenti inaspettati. Che altro vorrei dire? Vabbè. Interessarsi al prodotto, conoscerlo. Sì. Così si danno consigli più sicuri. E ovviamente se qualcosa non ci convince, dirlo alla cliente. Sincerità. Se una cosa non ci piace, lo dobbiamo dire noi per primi, perché siamo noi la vetrina di noi stessi. Esatto. Se io devo vendere una cosa che già io non ci credo, sicuramente poi va male. Non ti piace, non ti fidi più. Esatto. Abbiamo finito? Sì. Ah, vogliamo salutare una nostra collega e amica che non sta più in Italia con noi, ci ha abbandonato. Ciao Silvi! Ciao! Se n'è andata a Londra, che hai fatto bene, sia ben chiaro, ma da quello che ho capito lei fa Avon a Londra. Facci sapere come va. Sì, voglio sapere anche i prodottini, le differenze, cioè, fantastica. Un mega bacione e io taggo chiunque voglia fare... presentatrici Avon, quindi mi viene in mente Little Snake 90, Martina, se vuoi farlo con un'amica, con una collega, eccetera. Aesthetic Avon, Enza, vai tranquilla. Cinzietta 2000 Zaida, anche te. Raffaella Avon, Teresa, Teresina Avon, fallo anche tu con qualche collega, divertitevi, così sentiamo pure i vostri consigli. E mi pare che abbiamo finito, sì. La collaborazione pare sia andata, è anche sopravvissuta. E niente, vi ringrazio, spero che il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Un bacio e alla prossima, ciao! Ciao.